Lui? Certo che è lui. Io mi getto contro la vetrata. Spacchi la vetrata senza alcun problema e, usufruendo un attimo delle tue ali, passi tranquillamente tra le catene, riesci ad arrivare alla piattaforma. Il mio intento è quello di liberarlo dalle catene, quindi io sfurio sulle catene. Nella tua furia, quello che potete vedere tutti quanti, è Glass che cerca di distruggere le catene, ma queste sembrano infrangibili. Lo sentite che urla? Anche se lontano, dall'urlo strozzato che fa, pensate che stia quasi piangendo. Glass! Mi lancio verso lui. Cerco di fermarlo in qualche maniera. Quando lo fai, sentite tutti e quattro come un richiamo nella vostra mente. Come se qualcosa, ovviamente il prescelto, stia richiamando la vostra attenzione. È quasi più un sesto senso. Su, figli miei, non c'è bisogno di usare tutta questa rabbia. Io crollo in ginocchio. Penso che possano vedere uno dei pochi accenni di umanità che possa avere questo povero ragazzo, che sono delle lacrime che gli solcano il viso. A denti stretti. Perché? Perché non ti stai liberando? Perché non mi dai una mano a strappare queste dannate catene? Che non è il tuo compito, ma il compito di tutti voi, insieme. Qualcuno forse non è assolutamente sicuro ancora della libertà di queste catene, ma venite qua, parliamone meglio. Con la mano sinistra schiocca le dita. Ora siete tutti quanti allo stesso livello, allo stesso luogo, distanti più o meno come eravate prima, ma tutti nello stesso piano. Mi avvicino verso gli altri. Idem. Devo dire che voi quattro avete fatto tutto quello che era nei piani di Alvos. E appena dice Alvos, un ammasso di ombre sulla vostra destra piano piano si rialza e come un enorme bozzolo di ombre si schiude, e da questo esce Alvos. Sembra quasi una marionetta vuota. Ma quindi in realtà Alvos sei sempre stato tu? No, Alvos è stato un ottimo servitore, mettiamolo così. Ha seguito una, diciamo, delle due parti del mio destino. Come potete ben capire, la vecchia maledizione che mi ha colpito, quello che i vostri antenati, o almeno di alcuni di voi, mi hanno incolpato, ha fatto sì che questa scelta può essere vista da due punti differenti. Come Alvos, che vede semplicemente tutto questo come il realizzarsi della distruzione del loro mondo, come invece Lunara la vede invece da un punto di vista differente. E appena anche lui esclama il nome di Lunara, un altro bozzolo di ombre si crea. Da esso esce Lunara. Quindi tutto quello che ho dovuto fare è stato contattarvi per portarvi qua. E non siete stati scelti a caso. Ognuno di voi ha una motivazione ben precisa per la quale si trova qua. Un destino anche ben preciso che può far sì che Lunara possa avere ragione o che Alvos possa avere ragione. Ma alla fine dei conti, di questa credenza così stupida del mio destino, non sono stato io a doverlo scegliere, ma gli altri. Come William con la tua gamba, o anche coi tuoi problemi di salute, Walter. Non l'hai scelto tu. Glass, neanche tu hai scelto tutto quello che hai vissuto. E Differan, hai qualcosa che ricorda me. Però non eri tra le mie scelte, era un'altra persona quella che avevo scelto io. Ma forse per un caso degli eventi tu ti ritrovi qua. Un'altra persona che avevo scelto, diciamo che Glass la conosce bene. Ma non sto qui a raccontarvi in questo momento chi è questa persona, dato che siete voi quelli che dovete decidere il destino di tutto questo mondo. Secondo voi, chi dei due ha ragione? Alvos? Lunara. Io di base diffido da tutti. Bene, Walter. Io un attimo mi do una calmata. Sono molto confuso. È lì che scuote la testa, semplicemente. Nessuno dei due ha ragione e nessuno dei due ha torto. Ci deve essere sempre un equilibrio tra le due parti. E quindi nessuno dei due sbaglia e al contempo nessuno dei due ha ragione. Un equilibrio. Il problema è che l'equilibrio in questo istante è stato rotto, cioè non c'è più.
La B è come se la bilancia pendesse troppo dalla parte di Lunara e non più da quella di Albus. Un equilibrio dove la gente ha letteralmente paura da una dittatrice e dall'altra un racconto che potrebbe distruggere un altro mondo. E dall'altra pure, se ci fosse una terza opzione, e se non c'è, me la creo. Interessante il tuo punto di vista, mio caro William. Ma io non voglio dare tutte le colpe a Lunara, perché comunque lei è la regina. Ha dovuto prendere delle scelte non indifferenti. Ci sta provando in tutti i modi a poter salvare il suo popolo, nonostante possa sembrare il contrario, effettivamente. Ma se 1000 persone sono deboli, e solo 100 possono essere l'unica possibilità di sopravvivere, lei potrebbe aver preso questa scelta. Diversamente, Alvos ha deciso che la vita di 1000, quindi la quantità, è più importante. Non è la quantità. Ogni vita vale qualcosa. Tutti valiamo qualcosa. Nessuna vita è meno importante di un'altra. Nessun respiro vale meno di qualcos'altro. Ogni vita è importante a modo suo. E quindi no, non se ne sfameranno 100 per ucciderne 1000. Per questo ho provato a liberarti. Per questo ho tentato di liberare me. Per questo sto tentando di liberare queste persone. Perché ogni cazzo di vita, ogni cazzo di ombra che instilliamo in questo mondo, che imprimiamo in questa terra, ogni passo, ogni respiro, ogni lacrima e ogni sorriso è importante tanto quanto qualsiasi altra cosa. E quindi la vita di Navara che avete potuto conoscere vale. Vale, certo. Come vale la tua? Come purtroppo, o per fortuna, anche la vita, per assurdo, di Lunara, per come la penso io, vale qualcosa? Come la tua vita vale qualcosa? Come la mia vita vale qualcosa? Come la vita di ogni essere qua sopra vale qualcosa? No, Glass, no. Scusa? Non è vero, perché la vita di Lunara è inutile. Stai parlando di una dittatrice che letteralmente devasta un popolo. Come gli esseri umani devastano il mondo di Spenalis. Hai ragione, William, ma una dittatrice è tale solo se le concedi il potere. Esatto. Togliele il potere, non è più una dittatrice. Non riconoscerla come tale, non è più una dittatrice. Ma ciò non toglie che tu non debba debba comportarti come le si comporta nei suoi confronti. No. Non puoi farlo. Le azioni che ha fatto sono quelle. La gente non capisce. Ho visto oscurità impregnata nell'umanità. Sto vedendo la stessa cosa in queste persone che riescono a letteralmente dividere il proprio popolo tra miserabili e ricchi. No, non deve esistere. È radicato nel loro cervello. Si devono educare. Io sono qua e sono così per come sono. Perché è inutile che, guardate altrove quando mi giro, li sento gli sguardi di tutti sulla mia pelle. E sono così per come sono, per essere simili a te, per essere simili a me, per essere simili a Lunara e a chi altro qua. E comunque non provo rancore, non provo odio. Glass, chi ti ha fatto questo? Posso solamente immaginare. Persone che ambivano a un potere assurdo, che, come hai detto tu, cercavano la perfezione. E posso ipotizzare che erano umani, giusto? Che importanza ha? Non è una razza. Hanno importanza. Tu non hai capito. L'umanità ha bisogno di essere ristabilizzata. Educata. Ci sono troppe persone che vogliono ambire a poteri eccelsi, che vogliono letteralmente la devastazione per i propri interessi. E ci sono modi e modi. Questa cosa non la voglio. Tu che sei lì in silenzio, Walter, tu stai cercando di compiere qualcosa di che alcuni definirebbero grande, lasciare qualcosa a chi verrà dopo di te. Mm-hmm. Quindi il fine giustifica i mezzi, no? Per come la vedo io, dipende il peso che dai alle tue azioni, dipende il lavoro che compi per far sì che questi buoni propositi si avverino. Beh, quindi la vita della tua famiglia vale molto di più delle persone che moriranno per le tue scoperte, per quello che farai,
per quello che venderai, sai benissimo che quello che vendi lo vendi per creare delle armi. Io la vedo più come una sorta di mezzo che promuoverà l'autodifesa personale, e nel mentre ho la possibilità di avere un lascito. Quindi? Altro modo io non ne conosco. Perché armi? Perché produrre qualcosa che può fare sempre del male a qualcuno? Walter comunque ha i suoi motivi. Lui non vedrà il futuro forse a lungo quanto lo vedrete voi. Vuole semplicemente lasciare qualcosa alla sua famiglia. Come biasimarlo dopo tutto? Differan, io ho avuto questa brutta notizia un po' di tempo fa. Con, diciamo, lo stipendio che potevo avere, non riuscivo di sicuro a mantenere al presente la mia famiglia, figuriamoci una volta in un futuro lontano, speriamo. In futuro la mia famiglia potrebbe non essere sostenuta nel migliore dei modi, e ho trovato un mezzo per una mia capacità, l'unica capacità che ho per fare, se così possiamo definirlo, del bene solo per la mia famiglia. E di questo io non chiederò scusa. Differan, qual è il tuo punto di vista in questa situazione? Chi dei due secondo te ha ragione? O se hai una terza soluzione, ben venga. Non posso accettare quello che Lunara fa. Non posso accettare la sottomissione di un popolo. Non posso accettare il sacrificio di un popolo vano, perché abbiamo capito che non è quello che credono. E non so se fidarmi di Albos. Non mi sento però di dover scegliere tra uno o l'altro. Mi sento di doverli depotenziare entrambi, per far sì che poi una terza via prenda la forma. Il problema sta nel fatto che vi ho chiamato proprio qua, perché siamo gli sgoccioli, come avete potuto ben vedere. Io ho perso molta della mia antica potenza. Ai tempi mia madre, per quanto voi possiate non crederci, era quella povera donna che avete conosciuto, Navara, la quale hanno tolto tutti i ricordi riguardanti me. Lei in realtà, dal momento in cui io sono nato, l'hanno fatta sparire, per questo lei dice di avermi visto, ma in realtà lei ha vagato un'intera vita semplicemente tra i quartieri di Ticondria. Il figlio di una povera oste, di un povero luogo, di 2000 anni fa. Le uniche persone che avevamo molto vicine erano gli esseri umani, e gli umani non hanno visto, diciamo, di buon occhio il realizzarsi di questa leggenda della mia nascita, dell'oscurità che avrebbe preso l'intero pianeta e che io avrei ricostruito tutto sulle ceneri di un pianeta ormai morto. Mi hanno rapito, hanno tolto un figlio a una madre, mi hanno confinato qui, hanno utilizzato il mio potere per confinare tutta la razza eticondriani all'interno del vuoto, e poi hanno scoperto l'utilizzo del mio sangue. Ma io ho fatto in modo che loro non potessero tornare indietro. Quando ho cominciato a capire che io ero in grado di comandare su di loro nonostante le mie catene, no, non dovevano più tornare indietro. Dovevano patire la stessa sofferenza che stavo patendo io. Dimenticati da tutti, dimenticati da chiunque. Una leggenda, queste creature che vivono nel vuoto e che nessuno sa più nulla di loro. Ed eccoci arrivati qua. Nel momento in cui, ovviamente, anch'io ho un cuore, anche se può sembrare il contrario, ma perdonate la mia enorme rabbia. Io ho confinato qui e quando ho cominciato a vedere che queste persone si erano autodistrutte, che gli umani io penso che sono abbastanza felici del fatto che noi non siamo mai tornati né su Spiralis. Io mi sono ritrovato qua a dover raccimolare quel poco di energia e quindi il piatto ora non può andare in equilibrio. O utilizzo l'energia dei 100 per salvare i 1000, o utilizzo l'energia dei 1000 per salvare i 100. E non posso essere io a fare questa scelta. Ed è il motivo per cui ho fatto in modo che voi quattro possiate fare la scelta a nome mio, dato che avete camminato tra le terre di Ticondria. Io non posso guardare cosa è successo fuori, ma posso far sì che possiamo andare via da questo luogo. E se volete andare via, io posso tranquillamente, con il risanamento del mio corpo, esaudire alcuni, diciamo, dei vostri desideri. Quello che vi avevo promesso quando vi ho chiamato, perché vietarvene? Walter, avrei quello che ti serve, Glass.
Poi... avrai aiutato un popolo e William avrai quello che ti serve. Vuoi esaudire i desideri? Qualunque fino a un limite? Sia. Fino a un limite del mio potere. Io ho una domanda. Cosa causerebbe la tua morte? Ammesso che tu possa morire. Bella domanda. Non ne ho idea, ma non so se avete un altro biglietto per tornare a casa. Quindi, qual è la vostra decisione? Di certo devono morire per salvarne mille. Abbiamo... un risultato. Scusa, Glass, non si possono salvare tutti. Se non c'è altro mezzo, io ho... anch'io vorrei macchiarmi le mani di queste 100 persone. Io penso che vorrei avere una scelta. Quindi i miei compagni hanno deciso. Quello che volevate voi era una decisione. No, non sono felice di macchiarmi di niente. Semplicemente vorrei avere una scelta. Quindi... quindi... dato che è un compito troppo arduo per una persona che ha ereditato dei poteri alla nascita. Quindi, se la mia unica scelta è quella di non poter scegliere, il mio destino è già scritto, l'hai detto pure tu, no? Quindi, volente o nolente, e con dolore nel cuore, mi dovrò macchiare, non voglio, che è ben diverso. Ma dovrò macchiarmi del sangue di 100 persone. È l'unica cosa che mi potrà spingere domani mattina ad alzarmi e a tentare di guardare il mio riflesso allo specchio senza dover vomitare di nuovo, magari. È quello di aver salvato quantomeno 1000 persone. Quindi non la considerare la mia una scelta, io non sto decidendo. La mia decisione era tenere tutti in vita, ma se così non può essere fatto, io ci ho tentato. E proprio si sposta con tutta la sua forza. Questo essere più o meno di 2,5 metri. Si sposta muovendo tutte le catene, facendo un enorme chiasso. E si mette a pochi metri dal tuo viso, Glass. Ora stai cominciando a diventare arrogante. Non è una scelta mia questa. Benissimo. Allora abbiamo un fronte comune su cui stare. Quindi non c'è bisogno di infervorarsi tanto. Non me ne può fregare di meno. Ti serve una mano? Ti serve una scelta? Ti servono quattro mortali? Ti prende per il collo e ti alza. E hai le sue unghie all'interno del collo. E ti manca il respiro. Sei lì... O 100 o 101 potrebbero non fare la differenza. Fermati! Glass viene scaraventato al terreno e rotola da alcuni metri. Comincia tutta questa cosa a starmi più stretta delle catene che mi stanno tenendo qui fermo da 2000 anni. Io vi ho chiesto di fare una semplice scelta, non mi sembra di aver fatto chissà che cosa. Le scelte comportano sempre qualcosa, quindi anche se chiedi dovresti essere disposto anche a... Taci, essere inferiore! Senti, sei tu che ci hai portato qua, sei tu che hai manovrato tutto, sei tu che fondamentalmente sei venuto a bussare alla nostra porta e adesso, se qualcuno ha un pensiero diverso, che fai? Ti lamenti? E vedo che hai un cambio di umore e carattere che mi fa pensare. Capisco i 2000 anni incatenato. Come mai non ti sei mai liberato? Perfetto. Non ci hai mai provato? Perfetto. Ok, state cercando di farmi alterare a quanto pare. Come ti ha fatto sentire provare a privarmi della mia vita? Un dio o un umano? Vedi che sorrido anch'io. Ho capito. Ottimo. Mi sembra che qualcuno di voi non abbia preso troppo seriamente questa cosa. Come ne uccido 100 o ne uccido 1000, ne posso uccidere tranquillamente 4 di voi. Si abbassa... all'altezza di William. Qual è la tua scelta, umano? Non chiamarmi così. È quello che sei. Non rispondo, guardo i miei compagni. E allora dovrò liberarmi di voi, così che William possa fare la sua scelta in santa pace. Vedete che apre la mano non incatenata? Appare un globo nero. Guarda attraverso. Niente cure! Spezza il globo, nessuno di voi può più curarsi per questo incontro. Tiro dritto e col bastone cerco di colpirlo. Provi a colpirlo, ma quando stai cercando di colpirlo col tuo bastone, il bastone torna indietro con una forza repulsiva e ti trascina facendoti rotolare per alcuni metri. Misere creature. Crea un'enorme sfera e dopodiché si
si allontana dal suo corpo e vedi questa piccola meteora di energia oscura che va dritta verso di te. Iferan, riesci a deviarla? Allora, intanto vedo Walter che viene scaraventato male. Questa cosa in realtà mi fa incazzare come una bestia. Quindi lascia diventa rovente, corro incontro tenendola con entrambe le mani e carico un colpo secco sul bicipite. Al tuo attacco subisce uno squarcio sul suo braccio che si richiude velocemente. Un attimo guardi la sua ferita e non vedi la mano incatenata, ma ti arriva un pugno sulla schiena da dietro. Lo guardo, rido, tutto qui. Ok, io faccio intuizione fulminea. Pergamin! Ritiro i dadi e faccio 7-7-14, critico. A cosa è debole? Mi devi dire un elemento proprio. Ombra. Assorbe. Allora, signori, vi ricordate della sedia scomoda? Ok, è questo il momento. Ok, a cosa è debole? È alla luce. Quindi, quello che faranno, perché sono come tutte le cose che non vengono mai gestite, ma sono gestite dai punti fabula, saranno le ombre a creare un giochino tramite le magie elementali di Differan. Quindi ci sono queste ombre che iniziano a guizzare per la stanza e riesco a comprendere che assorbe le ombre quando queste si avvicinano e iniziano a soffiare come i gatti. Okay. Iniziano a soffiare e a ritrarsi da lui. Le ombre si ritirano da Differan e quello che fanno, le chiedono una goccia di luce. Lei non ha la luce. Non hai tra gli elementi la luce? No, il fulmine. Io vorrei creare tramite questo fulmine e il bracciale un gioco di luci utilizzando la riflessione delle manette, dei metalli che ci sono là sotto, dei frammenti di specchi rotti che ho rotto io stesso, che lo utilizzeranno le ombre per creare dei giochi di luce per colpire e per indebolire. Ok, cerca di dare una spazzata con la sua mano e Glass ti allontani in tempo per riuscire a schivare la sua mano. Lui in questo momento è ancora preso un po' dalle luci. Lui lo schifoso! Ci sono le inutile umano! Io sono fermo, stavo guardando i miei compagni colpire e andare indietro. Stavo vedendo Walter che ritornava indietro e sentì come un battito dentro a William. E Differan colpisce un altro battito e quindi sempre più Baglass con la cosa della luce e tutto. Mi metto in mezzo il combattimento, velocità inaudita, quindi proprio è come se mi teletrasportassi di lì. Si è scoperto che quello che comandava tutti i figli era una persona. Guardo i miei compagni, mi metto davanti, mi stringo i pugni. Ma una cosa, ragazzi, avete ragione, il vero nemico è lui. Boom, scatto veloce, carico il pugno e due dita lo toccano per poi spingerlo all'indietro e mi spingo all'indietro verso i miei compagni. Sente proprio le sue ossa che si rompono. Ok, va bene, pensavate che io fossi un dio? Sì, lo sono. Si vede la sua catena che si spezza e con l'altra mano afferra il corpo di Lunara come se fosse una marionetta senza vita, apre la sua bocca che improvvisamente è come se si dislocasse e il corpo di Lunara cade dentro la sua bocca. Poi e alcuni spuntoni cominciano a fuoriuscire dal suo corpo. Ora è il mio momento. E i suoi occhi si accendono di rosso, gli stessi occhi che aveva Lunara. E per un attimo non si sa il perché, vedete il viso di Lunara di fronte ai vostri occhi, questo fulmine rosso che cammina tra di voi. Di Fran e Walter riuscite per un attimo a schivare questo fulmine che vi cammina accanto. Voi non ci fate caso, ma William e Glass in pratica vi passa accanto. Vedete la figura di Lunara che vi graffia, lasciandovi un solco sulle spalle tra voi due. Dopodiché questa ombra ritorna verso la direzione del perfetto e ritorna ad assorbirsi all'interno del suo braccio. Io vorrei spendere un punto fabula
per tirar fuori, voglio provare a tirar fuori una bomba progettata da me. Lanci questa bomba, non lo prendi in pieno. Tu vedi che quando lanci questo esplosivo, lui con i suoi occhi rossi, quasi come quelli di Lunara, velocissimi, guardano la bomba che tu lanci. Questa esplode, alcune schegge prendono il suo volto, però con la mano piena di spine la poggia di fronte al suo viso velocemente, in maniera molto veloce sposta il suo braccio, lo tende verso l'alto e sta quasi come per un attimo spostare un'enorme massa. William, tu non te ne accorgi, ma è come se il vuoto stesse seguendo la sua mano. Ti si scaglia addosso come un enorme liquido che ti schiaccia con la sua pressione. Vedete che a questo movimento e a William che viene schiacciato dall'oscurità si crea uno squarcio nel vuoto e intravedete le stelle attraverso questo squarcio. Rialzo, parto ad alta velocità, mi fermo, gamba surriscaldata e il ferro sta letteralmente rodendo. Ora vedete bene tutte le macchine che lavorano e tutto. Salto e faccio dei boost con la gamba metallica che mi danno dei balzi assurdi e faccio 1, 2 e pugno da sotto. Viene scaraventato indietro, vede che alcune delle sue catene si spezzano, poi vi guarda. Lo stesso verso di Lunara e poi la catena al braccio si spezza. Velocissimo, nonostante lui sia 2,5 metri, una scheggia rossa ti prende, ti alza in aria e poi ti ricordi la stessa scena di Lunara, proprio a terra, e sotto di te si squarcia il vuoto e non sei più nel vuoto, ma sei tra le strade. Ci sono proprio i vari mattoni delle strade di Ticondria e lui inserisce all'interno del terreno. Io mi riprendo un attimo da questo colpo, mi tiro su, mi sento incazzata nera, e allora faccio una cosa che non mi hanno mai visto fare. Mi metto in posizione tipo da scatto, quindi scattare proprio tipo come fanno i gatti grossi e grandi verso le prede. Proprio mi si vede scattare con le zampe posteriori, in questo caso, non le gambe, ma le zampe. E nel frattempo, caricando con l'ascia mentre gli vado incontro, e spingendolo sempre con le zampe posteriori, vado verso il lato opposto, cadendo sempre con un'altra capriola. Nonostante prima l'abbiate colpito e le ferite si chiudevano, si rimarginavano, quando Differan va indietro, una quantità abnorme di sangue segue la sua ascia. Lui fa qualche passo indietro. Dalla ferita tipo esce uno spuntone che fa da tappo al sangue che sta fuoriuscendo. Come un fulmine va accanto ad Alvos, lo afferra con la sua mano. Anche lì si disloca interamente la sua bocca e... Quando mangia Alvos, vedete che le sue catene si disfano come cenere, la sua veste pure, e vedete lui lì, fermo, fiero, come un essere veramente perfetto questa volta. Tutti gli spuntoni scompaiono e a un certo punto da lui fuoriesce un'energia che... Prima tutto il mondo intorno cambia colore, diventa tutto bianco. Poi ritorna tutto dentro di lui, sta tenendo con le due mani una sfera di energia completamente fatta di oscurità, nella stessa anche energia viola mista all'oscurità che piano piano si unisce, poi per un attimo alcuni di voi non riescono a capire cosa accade, ma il vuoto intorno scompare, siete tra le strade di Ticondria, i palazzi completamente si disfano, si distruggono, vengono mandati ovunque, alcuni calcinacci vi arrivano addosso, si alza in aria, comincia a fluttuare ed è sopra di voi come se fosse un essere divino che sta giudicando tutta Ticondria.
Io prendo questo bracciale e inizio a intonare una litania, ma in maniera tipo compulsiva. E quindi cerco praticamente di incanalare tutta l'energia possibile, cioè quella che ho, per evocare fondamentalmente una divinità del tuono. Quando fai questa roba, il bracciale piano piano tipo si innalza e si rompe. In cielo vedete le nuvole che ricoprono tutta la zona in cui siete voi. Lo stesso perfetto guarda il cielo e ad un tratto un enorme fulmine cade proprio su Diferan. Diferan, tu cominci tipo a sentire un'enorme energia addosso e la tua ascia comincia a caricarsi di energia elettrica. Il tuo corpo comincia leggermente a deformarsi, come quello, come se la parte bestiale di te cominciasse a sovrastare quello che rimane dell'umano. Quasi diventi un animale a tutti gli effetti. E le scariche elettriche ti cominciano a girare intorno. Bellissima. Kirin, la divinità del tuono, è dalla tua parte. Lei ha combattuto insieme a natura qualcosa che stava cercando di uscire tanto tempo fa. Ed era il perfetto. Aveva tentato un'altra volta già di uscire. Mi vede di nuovo acquattata come una pantera, con le orecchie tipo dritte e il pelo rizzato. Ah, e quindi è così. Non è la prima volta che cerchi di uscire, vero? Vediamo di metterti a dormire per sempre. E comunque, bianco per bianco, sono comunque più bella io. Con tutta la furia che mi contraddistingue in questo momento, con il pelo tipo teso e queste piccole scariche che mi attraversano e il corpo deformato, spicco un balzo della Madonna e tento di colpirlo di nuovo dove l'ho colpito prima, caricando di nuovo l'ascia e andando giù in picchiata, così. Boom. Lui cade al terreno, è alla portata di tutti. Ora vorrei eliminare qualsiasi sia il regolamento di questo gioco in questo momento. Voglio che ognuno di voi, in onore a come faccio spesso con dei boss finali o anche abbastanza ostici, che ognuno di voi mi descriva la scena combinata di quello che fa ognuno di voi per fare il KO di questo personaggio. Come prima cosa io urlo a tutti i miei compagni, urlo per incitarli, insomma per dargli la carica. Adesso è l'ultimo! Con un urlo cerco di passare l'energia elettrica che pervade la mia arma, che pervade il mio corpo, alle ombre di Glast, alla gamba di William, alle bombe di Walter. Adesso! Lo spicco di un balzo, tiro l'ascia così e gliela do poi mezzo sinza, come si dice sempre da me, e boom, carico il colpo. Come dar colpo, io da dietro, capriola sulla sua schiena, carico la gamba in faccia, prendo Walter e lo lancio con lo slancio. Io con l'impeto, lo sbalzo. Professore! Grazie, William! Estraggo una di queste bombe infulminate e gliela lancio contro alla tempia, proprio gliela schiaffo di prepotenza. Ci sono queste ombre che mi seguono a piedi e hanno la forma di tanti animali, tutti a pezzi come sono io. Alcuni sono bipedi, altri sono quadrupedi e altri sono metà gatti, metà cervi. C'è veramente una cozzaglia di forme, tutte avvolte da fulmini e da spirali di ombra che mi seguono come un esercito in miniatura. Io mi avvicino, roteo l'ascia, mi avvicino a lui, do un'ascia da terra ma non lo tocco. Gli sfioro il volto, lo guardo, sorrido, guarda qual è la differenza tra un umano e un dio. Mi allontano e lascio che siano le ombre a finirlo e a scaricare quello che loro hanno, quindi il loro rancore, non il mio. Da lontano sembra un enorme fulmine, un'energia che si sprigiona tutto intorno a voi, che quel poco che rimane del luogo comincia a rimanere solo la polvere e il ricordo, e a ogni colpo lui lo subisce con tutta la violenza che gli date. Vedete che la sua pelle comincia a crinarsi a ogni colpo che gli date, e alla fine tutte le creaturine di Glass lo prendono e lui viene completamente ricoperto da queste creature. Quando se ne vanno via, rimane a terra quasi come un involucro aperto,
come se fosse un'enorme marionetta bianca, con il suo busto completamente aperto e distrutto, con alcuni cocci che cadono a terra, quasi come se lui fosse finto, non reale. E un'enorme sfera di energia, un quantitativo di energia oscura gigantesco, tutto all'interno di quel piccolo globo. E vedete che sopra di voi l'enorme cristallo si spacca, un pezzo cade al suolo e piano piano gli altri si stanno lasciando andare. Master? Sì? Alta velocità. Ok. William è di fronte a voi con quella sfera di energia sulle sue mani. Buttala. Cosa stai facendo? Gradisci fornirci una spiegazione? Assolutamente. Come vi dicevo, ho un obiettivo. Il mio obiettivo è quello di potenziarmi e distruggere l'umanità. Mi dispiace. E assorbo il potere. Cosa? Lui, ad un tratto, il suo corpo che viene preso interamente dalle ombre e sparisce andando via. Ma che cazzo di plot twist? Mi accaccio per terra sulle ginocchia, tipo incredula. Perché l'ha fatto? William! Ma che cazzo ci avete nella testa voi umani? Io mi giro verso Walter e Differan, incredulo. Dovremmo solo tornare su Spiralis adesso, andare alla ricerca di... Ma come? Un biglietto l'abbiamo distrutto, l'altro se n'è andato sulle sue gambe. Tutto intorno a voi comincia a tremare. Il buio più profondo si trova sopra i vostri visi. Non c'è più quello spazio che vedevate prima, l'universo, le stelle, ma il buio più profondo. E tra il buio più profondo, una persona, una donna, Navara, che fa qualche passo verso di voi, guarda prima l'imperfetto, quello che rimane dell'imperfetto. E lei è lì. Avevate fatto una promessa. Oh no, ok, risolvo io la cosa. E Differan, dammi le mani. Le porgo le mani così, non ci penso due volte. Perché devo darti le mani? Posso essere l'unica vostra salvezza. Io le do la mano. Anch'io porgo le mani. Glass, tu sei fondamentale, utilizza tutta la tua energia, tutta la tua energia oscura. Pensate tutti insieme... Un punto dove volete andare. Siete pronti? Mentre un palazzo accanto a voi sta crollando. So che ci avete messo tutto e avete fermato il perfetto. Spero ancora di rivedervi un giorno. Spero di rivederti anch'io, no? Anch'io. E quando voi quattro pensate a quel luogo e finisce di pronunciare le sue parole, un'enorme turbine di ombre fuoriescono da The Glass. Tu ti senti proprio prosciugare l'energia dal tuo corpo. Anche quelle di Navara, vedete che piano piano si sta cristallizzando di più. E prima un'ombra di fronte ai vostri occhi e poi siete di fronte al luogo che avevate scelto. Apro gli occhi, mi sento un attimo spaesata, ci metto un paio di secondi a capire che sono veramente tornata alla Piana del Tuono e all'accampamento, e quindi mi giro intorno, non vedo nessuno e mi precipito nella tenda cercando di vedere mia mamma se è lì, e tiro un attimo un sospiro di sollievo e scoppio in lacrime. La tua scena si chiude con la tua famiglia intorno che vi abbracciate. In quel momento, a quella domanda, la cosa che ha pensato in primis ovviamente è stata la sua famiglia, pensando al fatto che i soldi sono una cosa, la sua famiglia non ha prezzo. Per forza di cose il suo pensiero principale è stato quello di tornare dai suoi cari. E come Differan, appena ti ritrovi in casa, i tuoi cari ti abbracciano, nonostante tu abbia all'interno di te questo amaro. Io sono andato lì dove non mi sarei mai immaginato di tornare. Mi trovo davanti un'abitazione. L'abitazione di Miranda, esattamente. Quando busso... Penso... Non c'è nessuno. Rimango fermo sulla soglia. Qualche secondo, che forse un minuto, addirittura un'ora. Posso guardare all'interno delle finestre? Vedi un enorme ammasso di libri
e carte, come se qualcuno avesse studiato all'impazzata. Niente, quello che faccio allora è il sedermi in piazza, in un qualsiasi luogo. Non... Beh, sei ovviamente a memoria. A memoria, sì. Mi siedo in una qualsiasi piazza, in qualsiasi gradino, rimango lì fisso a guardare il vuoto. Glass, quello che ti rimane appunto, come gli altri, è il vuoto del fallimento della missione, di sapere che quella che era un'amica, probabilmente, è qualcuno che doveva essere al posto di Differan. E che forse sarebbe andata molto diversamente, non sai in che modo. Ma in cuor tuo qualcosa ti dice che era lei, la persona che era stata contattata. Ero lì per un motivo. Scena questa, questa casa diroccata, lontana da tutti, ormai è un villaggio vuoto, distrutto, ci sono i muschi ovunque, immaginate un piccolo villaggio in questa isoletta, le spiagge del mare, ormai abbandonata da anni e anni. Vedete William che con una corazza bella, un po' più pesante, si avvicina. Sono passati tanti anni, vero? Ma non vi preoccupate, mamma, la mia famiglia, cercherò un modo di avere la mia vendetta. E con questo, e tiro fuori uno dei frutti, il professore ha detto che possiamo farci un qualcosa. Finalmente la bilancia della giustizia cadrà sulle teste di chi merita. E accanto vedete tante persone dietro di lui che lo seguono come se fosse un eroe. Vorrei lasciarvi con un'altra scena in un altro luogo che voi non potete vedere, che voi non sapete più cosa sia successo all'interno del vuoto. Ma l'unica cosa che sembra certa in questo momento è quella di un enorme silenzio tra le strade di Ticondria. In una piazza dove diversi mattoni ormai sono stati completamente distrutti, dove le case sono completamente cadute, dove c'è stata anche una rivoluzione che non ha portato a niente, a nulla, se non a dare il potere a qualcun altro. Una statua fatta di cristallo, molto simile alla figura della povera Navara, ormai probabilmente completamente cristallizzata, non più in vita, rimane da sola al centro di questa piazza, e una figura si avvicina a lei, gli appoggia la mano. È andato tutto perfettamente come volevo. Ci sono cascati alla fine. A me serviva soltanto far crescere l'odio tra le persone per tornare come combattenti e non come esuli. E il viso di Alvos è accanto alla statua completamente cristallizzata di Navara.